Far from the noise and pace of city life in the cool, clear air of Rishikesh, North India, Pathy News reports from the meditation retreat of Maharishi Mahesh Yogi, the man who, through transcendental meditation, is currently bringing peace of mind to the Beatles. Flower-loving Yogi told reporters that his brand of peace of mind could only be truly appreciated by intelligent men of the world with rewarding activities and high incomes. Among his most valued disciples were the Beatles, top of the pop pupils. He did his best to keep them away from outsiders, but George had a way for us. Keeping company with himself, it could be part of the treatment, John stalked along the shady paths. Ringo enjoyed the peace of togetherness with Mrs. Ringo. It was a very peaceful scene, so different from those not so far off times when just a glimpse of the Beatles was enough to ruin the meditation chances of anyone within earshot. Those were the days. Now, two by two, the world-famous quartet strolled quietly in the lovely meditation preserve. Paul and Ringo shed the cares of their successful world. Close behind, George and John, complete with blanket for even more peace. That great screen star Greta Garbo used to crave solitude. In these days, it's even harder to come by. But the Beatles have found it. Un tempietto con il Maharishi dopo una meditazione privata. Potete vedere George Harrison, un altro Beatle che cammina di là dal cancello. Oppure Mia Farrow, sola e meditabonda, che guarda il Gange la mattina appena alzata. When the saints go marching into those homes. When the saints go marching in. Dalla metà di febbraio i Beatles, tutti e quattro, con le mogli o fidanzate, e Mia Farrow, la moglie di Frank Sinatra, e Donovan, un altro idolo degli adolescenti inglesi, e il famoso gruppo californiano dei Beach Boys, sono andati in India a meditare con Maharishi Mahesh Yogi. Poi Ringo e Mia Farrow sono partiti, ma gli altri sono ancora là, a Rishikesh sull'Himalaya. Noi siamo stati a trovarli quando c'erano tutti e vi raccontiamo la storia. È una storia con qualche domanda in sospeso e qualche piccolo dubbio sul nuovo mondo dei Beatles, ma in compenso contiene due canzoni nuove. Nel filmato non si vedono le tigri, ma di notte si sentiva il ruggito nella foresta, a meno che fosse un'altra buona idea dell'organizzazione impeccabile. Now you can sing, look at the sun, fathom the infinity, dive in the Ganges, fathom the infinity, and fathom the infinity, fathom the infinity. Hey, we don't really exist. Right, right, right. Thank you.
Il viaggio comincia alla periferia di Bombay, la porta dell'India. Adesso arrivano i Beatles. Arrivano con le chitarre e con le mogli, fanno corona attorno al loro maestro e decidono su come spendere il pomeriggio. Cantare sulle rive del Gange è un ottimo modo per meditare, suggerisce il Maharishi. Così scendiamo tutti verso il fiume sacro. La cerimonia comprende l'offerta di vecchie e nuove canzoni. Due delle canzoni che ascolterete sono state scritte proprio in questi giorni, anche se non c'è ancora l'arrangiamento. E il bagnarsi, se non proprio l'immergersi, nelle acque purificatrici del fiume sacro. On the day I see.